La signora Teresa oggi cucina una cosa piena di calcio. Avete carenze di calcio? La signora Teresa frigge i gusci delle uova. Vedete, una pratica che nessuno mai aveva pensato nella vita, perché giustamente sono persone sane di mente, e invece la signora Teresa pensa anche a questo. In una padella, ovviamente scrostratissima dal suo antiaderente, pulitissima, va a cuocere anche l'uovo, perché non bisogna buttare niente. Economia circolare, ma lontano proprio dal mondo proprio, perché però signora Teresa poi dopo mette anche un uovo. Le frittate di guscio della signora Teresa, giustamente lei sempre, perché ricordiamo che è imparentata con Tullio De Piscopo, è una grande batterista, e anche quest'altro uovo dice: che fa, lo devo buttare? Io non voglio pagare l'immondizia, non voglio pagare la tassa sull'immondizia, allora metterla dentro. Prende delle foglie che penso siano basiliche, invece sono foglie, diciamo, prese da qualsiasi albero in mezzo alla strada, e comincia, vedete, là sopra comincia a esplodere tutto. Prende dei pomodorini e li schiatta con le mani, che bello! Guardate, con tutti i ciuffetti, guardate, gli schiatta con le mani una bella frittata con i pomodorini freschi dell'orto della signora Teresa. Però solo che a orto ha dimenticato di mettere una M all'inizio, perché quello è un attimo, Guardate quella padella, il chiodo arrugginito là, è bellissima. Quella l'ha lasciata la sua quadrisnonna, proprio. Quella è nel 1700, proprio all'inizio, che facevano queste padelle. E fa friggere tutto. E il solito via cal, oppure quello che volete, insomma, anche lo smacchiatore in polvere va bene, un po' quello che volete, ecco qua, un po' di aglio contro i vampiri, e poi iniziamo di nuovo una bella frittata. Guardate che bello, la frittata di gusci e pomodori schiattati, guardate là, bellissimo, sembra Jurassic Park, sembra il sequel di Jurassic Park, quando si schiudono le uova di dinosauri. Cioè, la signora Teresa, ma la signora Teresa potrebbe andare a Hollywood con la signora degli Oscar. Quella è tutta, cioè, tutta una cosa imparentata, signora Teresa, bello, ma non ce lo fa vedere quando lo mangia questa roba. Impiattiamo, facciamo un bel impiattamento, che come dice Chef Ruffi è, guardate che colori. La signora ha fatto il tricolore, bianco, rosso e verde, guardate, patriottica. Adesso l'Italia la prenderà come spot, come sponsor, signora. Bella frittata di guscio, fantastica. Brava signora Teresa, buon appetito.